Ben ritrovati con l'informazione di Caffè TV 24. Apriamo il nostro giornale con la cronaca. La Guardia di Finanza di Vicenza, in esecuzione di un decreto emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova, ha effettuato una perquisizione presso gli spazi in locazione ad un uomo gravato da precedenti di polizia specifici in materia di contraffazione e formalmente residente in Croazia e una donna presso la sede di un'azienda logistica sita in Padova. Le attività di polizia giudiziaria delegate hanno permesso di sottoporre a sequestro oltre 5.200 capi di abbigliamento sportivi di noti brand. Poco prima di mezzogiorno di oggi, i vigili del fuoco sono intervenuti tra Rosolina Mare e la strada Romea per un'auto letteralmente volata fuori strada, andata ad impattare contro un albero di grande fusto, gravemente ferito il giovane conducente. Le squadre dei vigili del fuoco, accorse da Chioggia e da Adria, hanno messo in sicurezza una Porsche 718 Boxster ed estratto il giovane uomo alla guida rimasto incastrato. Il ferito è stato quindi preso in cura dal personale del SUEM 118, stabilizzato e quindi trasferito in codice rosso in eliambulanza presso l'ospedale di Padova. I carabinieri hanno eseguito i rilievi del sinistro. Il Dipartimento di Giustizia Minorile ha emesso una circolare che disciplina l'utilizzo delle uniformi presso gli istituti penali per minorenni. Il provvedimento è già stato inviato a tutti i dirigenti interessati e alle sigle sindacali. Prevede che a partire dai prossimi giorni gli agenti di polizia penitenziaria in servizio presso gli IPM italiani smettano gli abiti borghesi e indossino sempre l'uniforme. Questa decisione corrisponde all'esigenza di tutelare il principio di autorevolezza che deve permeare l'esercizio della pubblica funzione anche nella percezione degli utenti. Ha l'obiettivo inoltre di favorire il rispetto delle regole e l'armonia all'interno degli istituti e un trattamento sempre più efficace come previsto dalla nostra Costituzione. Lo ha dichiarato il sottosegretario alla giustizia con delega alla giustizia minorile e di comunità Andrea Ostellari. E andiamo in regione, dove c'è stato oggi l'incremento di circa 300.000 euro approvato a favore degli enti gestori di parchi regionali, che corrisponde alla richiesta che da tempo era sul tavolo della regione per scongiurare i tagli al personale. Si tratta di una decisione importante nell'ottica della tutela del patrimonio naturalistico del Veneto. Come dicevamo, spiegano Montanariello, Zanoni e Bigon, questo garantirà il primo funzionamento degli organi di vigilanza, ambito che in più occasioni si è ritrovato a rischio di smantellamento. Al contempo sarà necessario prestare sempre un occhio di attenzione rispetto alle esigenze strutturali e gestionali degli enti parco. Arriva anche in Veneto la spedizione Acque senza veleni di Greenpeace Italia, che per 5 settimane toccherà 220 città in tutte le regioni italiane per raccogliere campioni di acqua potabile alla ricerca di PFAS, un gruppo di sostanze chimiche pericolose per la salute e conosciute come inquinanti eterni. L'obiettivo dell'organizzazione ambientalista è realizzare la prima mappatura indipendente della contaminazione dell'acqua potabile a livello nazionale. I dati relativi ai campionamenti saranno diffusi ad inizio 2025. In Veneto, Greenpeace Italia sta effettuando campioni tra Verona, San Giovanni Lupatotto, San Bonifacio, Vicenza, Montecchio Maggiore, ancora Padova, Lonigo, Rovigo, Adria, Cavarzere e Venezia. Una volta dispersi nell'ambiente, i PFAS si degradano in tempi lunghissimi e possono inquinare fonti d'acqua, aria e coltivazioni. Attraverso l'acqua e gli alimenti, queste molecole possono quindi diffondersi nel nostro sangue con gravi rischi per la nostra salute. In Veneto si sta consumando uno dei più grandi inquinamenti da PFAS dell'intero territorio europeo, per la contaminazione nota che ha origine dalla Miteni di Trissino e che ha interessato oltre 350.000 abitanti distribuiti in diverse province, tra le province di Vicenza, Verona e Padova. E con questa campagna indipendente noi proviamo a tracciare una mappatura della contaminazione dell'acqua potabile in tutta Italia e capire a che punto siamo oggi a livello nazionale, incluse le aree del Veneto già note per la contaminazione.
Andiamo a Venezia, Piazza San Marco nuovamente allagata nonostante l'attivazione del MOSE. È urgente e indispensabile rivedere le attuali procedure di gestione del sistema di barriere mobili. Gli eventi di ieri e di oggi dimostrano che l'attuale protocollo e i passaggi di consultazione tra più enti prima di decidere o meno l'attivazione risultano insufficienti per garantire la protezione delle zone più vulnerabili della delicata città come Venezia. Sono appunto l'area Marciana ed altri punti critici. Sono le parole del consigliere regionale Marco Dolfin e capo dipartimento di pesca del partito Lega in Veneto. Il MOSE progettato per proteggere Venezia dall'acqua, dall'acqua alta, ricorda il consigliere, deve essere attivato in modo più tempestivo e adattato alle reali condizioni del territorio. Nonostante il protocollo vigente preveda l'innalzamento delle barriere al raggiungimento di determinate soglie di marea, l'incompleta realizzazione dei lavori di innalzamento di Piazza San Marco, attualmente in corso, richiedono una revisione immediata delle procedure. Ricordiamo inoltre che proprio in queste ore 90 centimetri a Punta della Salute a Piazza San Marco, insomma, questo permette ovviamente che venga tutto sommerso, creando disagi non soltanto ai cittadini ma anche alle attività commerciali della zona. Venezia merita una protezione efficace e tempestiva contro un fenomeno, quello dell'acqua alta, che sta diventando sempre più frequente proprio a causa dell'innalzamento dei mari. Parliamo di influenza aviaria, firmata dal sindaco Sergio Giordani. In queste ore un'ordinanza finalizzata a contenere il più possibile la diffusione del virus, che rimarrà in vigore fino al 15 marzo 2025. È stata firmata, come dicevamo, dal sindaco Giordani contro la diffusione dell'influenza aviaria, dopo che la Regione Veneto nei giorni scorsi, facendo seguito ad alcune disposizioni del Ministero della Salute e del Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria, aveva indicato la necessità di adottare una serie di misure preventive per limitare il più possibile la diffusione del virus. Sono iniziati ieri i lavori del cantiere di Via Lago Dolfin a Salboro per la realizzazione della pista ciclabile, l'allargamento della sede stradale e il rifacimento della illuminazione pubblica. Si tratta di un progetto che ha richiesto un investimento complessivo tra lavori ed espropri di 948.000 euro e che metterà in sicurezza circa 800 metri di via Lago Dolfin, una stretta strada di campagna molto però utilizzata perché collega via Bembo e quindi Salboro a Rio di Ponte San Nicolò. I lavori comprendono anche lo spostamento del fossato a nord dell'attuale strada e la realizzazione di una rotonda in corrispondenza all'innesto con via Pietro Bembo. Lo scopo prioritario di questo progetto è da un lato quello di incrementare i percorsi ciclabili pedonali della città di Padova a favore di una mobilità sostenibile, dall'altra quella di migliorare la sicurezza della circolazione stradale di pedoni, ciclisti e veicoli in generale. Vediamo. Iniziati i lavori per la riqualificazione di via Lago Dolfin, la partenza dei lavori è stata segnata anche da una bella presenza di cittadini che da tanto tempo hanno atteso l'avvio dei lavori di messa in sicurezza di via Lago Dolfin, una richiesta che i residenti del quartiere di Salboro hanno avanzato con grande forza, una richiesta che abbiamo voluto ascoltare perché ci preoccupa molto il tema della sicurezza stradale e quindi per noi sono molto importanti interventi come questi dove andiamo a migliorare la sicurezza in strade come via Lago Dolfin, ne abbiamo diverse a Padova, che tra città e campagna sono strade ancora molto strette, spesso senza marciapiedi e senza spazi di sicurezza per pedoni e biciclette, ma anche dove le stesse auto stanno molto, molto strette. Cosa andremo a fare? Andremo ad allargare la sede stradale in modo da avere un doppio senso di circolazione a norma con le dimensioni del codice della strada.
di fianco alla strada, quindi in sede separata, realizzeremo una parte per pedoni e per biciclette nuova, e quindi uno spazio di sicurezza separato dalla strada, una ciclopedonale che quindi mette in sicurezza quella zona. Un intervento lungo 800 metri che ha previsto anche degli espropri, i residenti si sono fatti espropriare volentieri perché era un intervento che mette in sicurezza soprattutto loro. Con l'occasione facciamo anche la nuova illuminazione e quindi anche dal punto di vista della luminosità abbiamo, come dire, un miglioramento, oltre ovviamente il miglioramento in termini di sicurezza, perché con l'illuminazione migliora anche la visibilità. Quasi 1 milione l'investimento tra opere pubbliche ed espropri per un intervento che sarà pronto questa primavera. Parliamo di notizie sindacali. La FIM CISL Venezia e la FIOM CGL Venezia lanciano l'allarme per la Speedline di Santa Maria di Sala e Superjet International di Tessera, che se non si interviene in tempi molto rapidi si rischia di perdere 2 aziende storiche del Veneto. In ballo ci sono quasi 400 lavoratori, 270 in Speedline, 120 in Superjet, che chiedono risposte concrete ma a breve termine. Ma il tempo in Veneto, tra oggi e domani previste piogge temporali su tutta la regione. A scopo cautelativo la Protezione Civile ha diramato un'allerta idrologica arancione nei bacini della provincia di Padova, segnalato sui medesimi bacini anche il rischio idraulico giallo. Il centro funzionale decentrato della Protezione Civile regionale ha emesso un nuovo avviso di criticità idrogeologica idraulica valido dalle 14 di oggi e fino alle 16 di domani. È previsto il possibile innesco di frane e colate rapide sui settori montani, pedemontani, collinari e zone in allerta. Il probabile rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque piovane e allagamenti di locali interrati o sottopassi, con innalzamento dei livelli della rete idrografica secondaria, in particolare per le zone in allerta arancione, con possibile inondazione delle zone limitrofe. Stiamo seguendo la situazione meteo di queste ore, le previsioni danno ancora fenomeni temporaleschi e forti piogge in corso in tutta la zona del nostro territorio, quindi del Padovano, ma esteso anche a buona parte della regione, e i bollettini di Protezione Civile ci tengono in allerta. E per ora il livello dei fiumi non sta creando preoccupazioni, ma ovviamente siamo in stretto contatto in questa fase, in questa circostanza, con il Genio Civile e le unità di Protezione Civile regionale. Ad ora non ci sono segnalazioni di situazioni di disagio, a parte la pioggia battente, ma la centrale operativa è aperta 24 ore su 24 e siamo pronti ad ogni intervento. Andiamo a Belluno, sul Vanoi. Non basta che il ministro Matteo Salvini se ne sia lavato le mani durante la question time di ieri pomeriggio in Camera, precisando che al suo ministero non sono ancora giunte le carte del progetto agisca per dare risposte fattive alla crisi idrica in atto. Così il consigliere regionale, il padovano Arturo Lorenzoni, che interviene a 2 giorni dalla manifestazione in programma sabato dalle 14 in piazza 3 novembre a Lamon, organizzata dal Comitato e la difesa del torrente Vanoi e delle acque dolci. Sull'annosa questione della diga, da anni assistiamo ad un continuo rimpallo di responsabilità da parte del mondo della politica regionale. In un primo momento il NI del presidente Luca Zaia, poi lo stesso ha dichiarato che serve un parere vincolante della scienza prima di partire con qualsivoglia progettazione tecnica. Nel mezzo il consorzio di bonifica Brenta, strenuamente convinto invece della bontà del progetto. Andiamo a Longarone. Le scuole di Longarone resteranno aperte il 9 di ottobre con l'obiettivo che sia una giornata di educazione civica sui temi della memoria. Lo ha deciso la Giunta confermando l'invito alle aziende a tener chiuso in occasione della solennità civile come indicata nello statuto comunale. Crediamo che possa essere un'occasione di riflessione e di discussione sulla memoria e su cosa
ha significato il disastro del Vajont, afferma il sindaco Roberto Padrin. Per l'80° anniversario dell'eccidio di Villa Marzana avvenuto il 15 ottobre 1944, un gruppo di avvocati polesani guidati da Lorenzo Pavanello con la regia di Ferdinando De Laurentiis ha messo in scena il processo che si celebrò a Rovigo tra novembre e dicembre del 1945, che individuò uno dei pochi casi in Italia autori responsabili della rappresaglia fascista che costò la vita a 42 civili innocenti, compresi 5 ragazzi. La rappresentazione teatrale del processo, andata in scena al Teatro Ballarin di Lendinare ad aprile scorso, è diventata un video e anche un podcast grazie al contributo dei Lion Club della provincia di Rovigo e da parte dell'amministrazione comunale di Villa Marzana, nonché al patrocinio della Regione Veneto e della provincia di Rovigo. Vediamo. Villa Marzana giustamente chiede che vengano ricordate le proprie radici. Radici che, ecco, in questo caso, parlando dell'eccidio avvenuto 80 anni fa, sono radici molto dolorose e proprio per questo meritano di essere ricordate, per evitare che certi eventi non accadano più. Di fatto nel mondo già accadono e pare che il mondo stesso se ne dimentichi. Quello che noi chiediamo come consigliere regionale, io sicuramente, ma anche come consiglio regionale del Veneto, è che appunto la storia triste di questo paese non venga dimenticata e che venga divulgata più possibile all'interno delle nostre comunità e nelle scuole. È stato creato davvero un lavoro ottimo, si tratta di una rappresentazione teatrale nata da una profonda ricerca storica dell'avvocato Lorenzo Pavanello, che ha coinvolto poi altri attori importantissimi come i Lions, come la stessa amministrazione comunale, come i colleghi dell'avvocato Ezio Conchi, Gianfranco Munari, ma anche Lucia Polato. Hanno creato questo evento teatrale che magari, io spero, possa avere per il futuro anche il riconoscimento da parte del nostro Presidente della Repubblica. Gode già del patrocinio della Regione Veneto questo evento, vediamo se in futuro riusciremo ad andare oltre, perché credo che lo meriti. L'eccidio di Villa Marzana non appare nei libri di storia, ci sono degli insegnanti zelanti che ne parlano durante le loro lezioni, ma di fatto sui libri non troviamo traccia di questo evento tanto, tanto tragico e tanto importante per la nostra memoria storica. Ogni anno praticamente noi celebriamo la commemorazione dell'eccidio di Villa Marzana, è la seconda domenica del mese di ottobre. Quest'anno viene celebrata il 13 ottobre, quindi domenica 13 ottobre c'è la commemorazione ufficiale che ogni anno si celebra per onorare i caduti che ci sono stati. Voi siete un comune medaglia d'argento, giusto? Medaglia d'argento al valor militare, siamo stati riconosciuti tanti anni fa dal Presidente della Repubblica e adesso stiamo vedendo anche di chiedere qualche altra medaglia a valor civile per quello che è successo per le giovani vittime che sono morte e fucilate e per anche le famiglie, per le madri che hanno sofferto molto durante questo eccidio che c'è stato. I Lions sponsorizzano quelle che sono le attività culturali territoriali all'interno del proprio distretto, si uniscono e fanno forza per portare servizio, in questo caso culturale, e nella promozione di uno degli avvenimenti del nostro territorio per portarlo a livello nazionale. Ecco, questo soprattutto ai nostri ragazzi e tramite i nuovi servizi, network, podcast e tutto ciò che possiamo fare. Quel giorno fu consumata una rappresaglia terribile e rappresaglia significa, come è accaduto il 15 ottobre 1944, l'uccisione di persone che non avevano alcuna responsabilità semplicemente perché appartenevano a una comunità ritenuta vicina o in qualche modo compiacente con i resistenti che in quel momento tentavano di lottare disperatamente contro l'occupazione nazifascista. Quindi fu consumato un eccidio, furono uccisi ragazzi presi a caso per la strada, 14 il più giovane, 15, 16, 17, 18 anni.
Alcuni erano anche vicini alla resistenza, ma per lo più erano persone totalmente estranee. Questo significa rappresaglia. Fu un fatto terribile che dobbiamo ricordare, perché i diritti umani vengono prima dei confini, delle guerre. Scoprì dalle carte processuali che fu fatto un processo istruito molto bene, un processo rapido, un processo che individuò i responsabili e soprattutto scoprì che i responsabili erano di matrice italiana. E questo è purtroppo per noi molto importante per il nostro esame di coscienza. Riesumai le carte, costruì una sceneggiatura rigorosa sulle carte processuali per portare a conoscenza di tutti che cosa veramente accadde quel terribile giorno. Abbiamo creato un podcast e un documento, un documentario della trasposizione del processo che c'è stato, per cui questo podcast e questo documentario dovrà essere divulgato praticamente tramite web, tramite qualsiasi piattaforma possibile e immaginabile, per far sapere che è successo a livello nazionale, perché questa è l'importanza, cioè creare un prodotto che abbia una divulgazione che permetta di raccontare la storia di un territorio di cui si conosce poco a livello storico, e quindi è importante questa divulgazione. Il titolo è L'eccidio di Villa Marzana, e sottotitolo Il processo che c'è stato e che ha condannato le persone, i veri responsabili di questa tragedia, insomma di questo evento veramente drammatico. Torna l'appuntamento con la promozione dello sport presso il secondo reparto mobile della Polizia di Stato di Padova, sede storica delle Fiamme Oro di Atletica Leggera in via Acqua Pendente 33 a Padova. Domenica 6 ottobre la caserma Pietro Ilardi aprirà infatti le sue porte ad una giornata di sport insieme, iniziativa che dà la possibilità ai ragazzi di 5-6 anni, anzi dei 5-16 anni, scusate, di cimentarsi in diverse discipline sportive sotto la guida di istruttori qualificati e atleti di alto livello come quelli delle Fiamme Oro. I partecipanti quest'anno avranno modo anche di provare a rotazione, oltre ad atletica leggera, bob, bocce, equitazione, tiro con l'arco, scherma, paddle, pallamano e tamburello. Continua la propria attività di promozione Paolo Zanarella. Questa volta è stato protagonista del traffico a Ponte del Bassanello a Padova, che lo ha visto esibirsi dall'isola Sparti Traffico nel bel mezzo dell'incrocio tra Via Goito e Via Basso Isonzo. Questa volta però il pianoforte ha taciuto, non è stato quindi oggetto di suoni e melodie espresse dalle sue mani, ma ha trasformato la sua musica in parole con la lettura pubblica di alcune pagine del suo libro, ovviamente con tanta curiosità da parte degli automobilisti. Vediamo. Cosa sta facendo il pianista fuori posto oggi all'incrocio al Bassanello? Oggi il pianista legge, ha trasformato la sua musica in parole, e quindi ho la gioia e il piacere di leggere il mio libro nella città dove è nato il pianista fuori posto. Anzi, dove è nata l'esperienza del pianista fuori posto. Parla, Da quante ore sei qua? Io sono qui dalle 8 di questa mattina, quindi che ore sono adesso? Non lo so. Sono 2-3 ore. Problemi con il traffico, con i passanti? Vedi, la musica del piano è in silenzio. Ascolto la musica del traffico. Qualcuno si è fermato, ti hanno chiesto cosa stai facendo? Sì, qualcuno si è incuriosito chiedendomi cosa facessi qui sopra il mio piano, anzi qualcuno mi ha chiesto pure quando inizia a suonare, ma ho risposto che oggi la musica è dentro le parole di questo libro e quindi oggi si legge. È difficile trasportare il pianoforte qui nello Sparti Traffico? Per farlo ho dovuto farlo alle 6:30 di questa mattina, altrimenti bloccavo completamente il traffico. Credo che nei prossimi giorni spunterò in qualche altro angolo della città, a modo di sorpresa, in qualche aiuola, ma soprattutto dove c'è il traffico. Il traffico che si deve ricordare che a volte è importante anche fermarsi e riflettere, non sempre correre. Ma la musica per me era sempre stata l'espressione più alta e nobile dell'animo umano. Il linguaggio dell'amore, non un'arma per vincere una battaglia. Avrei suonato solo per quest'ora in poi, riservando amore in ogni nota e trasformando ogni suono in musica capace di toccare davvero il cuore di chi mi ascolta.
In questo modo avrei finalmente capito qualcosa di più anche di me stesso. La musica è la forma di comunicazione più alta, ma solo a condizione che sia vera, profondamente autentica. Quando è finta, falsata, incapace di produrre una riflessione autentica del nostro sentire, non può colpire l'anima di nessuno. Non avrei più suonato per recitare, come si fa nei recital, appunto, ma il mio pianoforte sarebbe stato il mezzo per mostrare ciò che si agitava dentro di noi. Non avrei fatto la musica, sarei stato la musica stessa. Presentata alla stampa questa mattina a Palazzo Moroni la 21esima edizione del Festival Internazionale della Danza La Sfera, 30 eventi distribuiti tra il Teatro Verdi, al Teatro ai Colli, le piazze di Padova e il Teatro di Vigonza. Vediamo. Siamo arrivati alla 21esima edizione del Festival Internazionale La Sfera Danza, che quest'anno, come tradizione, articolerà il suo palinsesto programmatico in ben 30 eventi che vedranno come i luoghi prescelti il Teatro Verdi, il Teatro ai Colli, il Teatro di Quirino a Vigonza, ma anche vi saranno delle vere e proprie incursioni culturali nelle piazze cittadine di Padova. Quello che è importante è un omaggio, l'intera rassegna sarà dedicata a Vittorio Ottolenghi, una personalità che ha segnato culturalmente la storia del teatro e della danza in Italia, e quello che è importantissimo a mio avviso è lo sforzo che il Festival fa attraverso le masterclass di trasmettere cultura coreutica alle giovani generazioni. Abbiamo dei nomi molto importanti della scena italiana e internazionale, quindi un evento che come sempre sa coniugare la tradizione canonica ma con grande attenzione ai nuovi linguaggi e all'innovazione artistica. I ministri della religione e Scientology non si fermano, continua l'operazione di solidarietà con le popolazioni colpite dalla guerra in atto in Ucraina. Nelle settimane scorse l'organizzazione, in collaborazione con la sede di Padova, ha portato a termine un'altra missione consegnando alla popolazione civile ben 3 tonnellate di aiuti di generi vari che soddisferanno in parte le necessità quotidiane delle popolazioni in guerra. Bene, è tutto per questa nostra edizione del giornale, ci diamo appuntamento come sempre alle prossime edizioni, vi rimando al nostro sito www.caffetv24.it per rimanere costantemente aggiornati.